E poi grazie per essere venuti a darmi ancora una volta la carica che serve, vi garantisco che saprò farne buon uso. Grazie per esserci con il vostro allegro entusiasmo, con il vostro ottimismo, con il vostro amore, perché questa piazza racconta anche la differenza che esiste tra noi e la rabbia, la cattiveria dei nostri avversari più livorosi. Promettetemi che non diventeremo mai come loro. Promettetemi che saremo sempre come siamo ora, che il nostro motore sarà sempre l'amore e non l'odio, lavorare per qualcosa e non contro qualcuno, costruire e non distruggere. Promettetemelo. E poi grazie per il grande lavoro che avete fatto in queste settimane per raccontare agli italiani il nostro programma, la nostra visione d'Europa in una sfida che è cruciale.